Rieccoci ragazzi, bentornati a tutti sul canale di Nico in Game. Abbiamo raggiunto il bar, magari adesso ne approfittiamo anche per farci una bevuta. C'era un buco qui, ora non c'è più. Non so cosa gli sia preso, ha iniziato a spaccare tutto, ho dovuto cacciarlo via, è scappato credendo che avrebbe sistemato le cose. Ho recuperato il possibile, ma non ho ancora trovato uno dei pulsanti. Metà del disco è ancora dentro, ma manca l'altra parte, credo l'abbia presa lui. Ora che ci penso, è corso verso Grovi. In ogni caso, potresti andare a vedere come sta per sapere se sta bene. Vive in Soul Street, vicino alla farmacia, appartamento 9. Ok, abbiamo segnato sulla mappa. Ok. Dobbiamo ricomporlo? Sicuramente questa è chiusa, sì. Va bene. Allora, quindi... Andiamo verso gli appartamenti. Ha segnato anche Groovy Music, ragazzi. Quindi forse abbiamo due posti da controllare. Zitti, zitti, che se non ci vede lo skippiamo. No, però noi dobbiamo andare dall'altro lato. Di qua. Sì, ok. Questa è la farmacia. Beh, siamo... Siamo già arrivati. Ma noi qua siamo passati? No. Ah, ho sbagliato, scusa. Piglio le chiavi. Stanza 5, ok. Appartamento. L'inquilino dell'appartamento 5 ha lasciato la chiave. Dice che c'è una perdita dal piano di sopra. Bisogna controllare. Vabbè, ci facciamo un giretto e schiacciamo questo scarafaggio. Però mi sa che le altre stanze sono chiuse. No, questo è aperto, ok. Una siringa, sì. Ok, uno scontrino.
Da qui si può uscire? No. Giusto per sapere, in caso di via di fuga necessaria. Allora, questo è l'appartamento numero 4. Ok, ci siamo. Sbaglio tasto, ragazzi, scusate, vai, usa. Allora, senz'altro c'è qualcuno là sopra. No, non possiamo tornare indietro. Ma poi è arrivata lei ed è andato via tutto. Tutto ha riacquistato un senso. E questo posto non posso affrontarlo. Devo schiarirmi le idee. Rapida sosta al Texan. Poi andiamo. Awesome. Io non mi fido, Io non mi fiderei. Ah, c'è un tastino. Del jukebox. Perché sta là? Non lo so. Pieno di sangue. Non possiamo entrare? Merda. Ma scusate, qua abbiamo fatto tutto. C'era solo per prendere il tastino? Penso di sì, perché questa porta non si apre. Quell'altra neppure. Beh no, negli appartamenti abbiamo fatto, ok. Quindi adesso andiamo a Groovy Music. Ma siamo di passaggio e ci fermiamo di nuovo al bar. Non sarebbe una cattiva idea. Non abbiamo ancora armi, ragazzi, quindi... Abbiamo ancora quell'asse di legno che ho dato. Volendo qua forse possiamo anche entrare.
però io direi di tornare subito qua dentro, così salviamo. Il tastino va qua comunque. Vedete che manca il tasto? No. Come lo possiamo mettere, ragazzi, il tasto? Non ho capito. Possiamo metterlo? Vabbè, poi vediamo. Forse ci manca qualcos'altro. Dunque, passando da qui andiamo dritti per dritti, a meno che la strada non è sbarrata, occhio. Sì, ma penso che faccia passare qua. Puoi spaccare le finestre alla ricerca di passaggi alternativi ed equipaggiamento. Merda! Mi ha visto? Mi ha visto, sì. Cazzo, mi vomita addosso. Guarda che... Beh, buono a sapersi. Magari troviamo qualcosa di utile. Spacchiamo tutte le vetrate. Anche questa? Ah. Proiettili per la pistola, però ci manca la pistola. Teniamo gli occhi aperti. Magari ci curiamo. Là. C'è ancora qualcuno nei paraggi, lo sento. L'altro giorno è arrivato il custode, era ubriaco e piangeva. Aveva con sé la metà di un disco e gridava che avremmo dovuto ripararlo. Ho pensato di aiutarlo per farlo stare zitto, stava per prendere della colla nell'armadietto, ma a quel punto si è reso conto che aveva con sé solo una metà ed è corso via. E non si può fare molto per il disco, ma forse puoi chiedere a Neli e quando sei lì, potrebbe essere uno dei loro dischi.
Oh merda. Insisti. Non farlo rialzare. Quindi ci serve della colla e dobbiamo recuperare metà dell'altro disco. Attenzione. Oh, però si vedono... Merda. Sì, ma... Fanculo. Devo ancora capire quando è che ci vomitano addosso, ragazzi, per schivare nel giusto tempismo. Perché altrimenti qua... Per andare avanti ci serve... una scorta... industriale di siringhe. Sfida la musica, trova la melodia dei tuoi sogni e lasciati andare. Cazzo, siamo già messi abbastanza maruccio, eh? Ok, la colla... Grande, c'è la colla e anche metà dell'altro disco, quindi a posto. Ok, apri l'inventario per combinare gli oggetti. Perfetto. Insomma, non so se funzionerà, ragazzi. Però abbiamo incollato il vinile. Una pistola qua? No? Ne dubito. Però non si sa mai. Magari il proprietario era armato. La musica è in grado di riportarti a quei magici momenti che credevi di aver perso. E io mi curo di nuovo, ragazzi. Non è che... posso procedere in questo stato. Però una pistola, cavolo, qua. No, eh. Carola. Ma sono ovunque. Via. Forse qui c'è una pistola, ragazzi. Non lo so. Vabbè, poi controlleremo. Ok. Quindi mi sa che prima dobbiamo mettere il disco, eh. Il vinile. Sì. Poi ci va il tastino. Non va? Vai. A posto. Ma devo mettere anche la moneta. Giusto? Sì, dobbiamo andare al caffè Texan. Mi sa proprio di sì. Vabbè, torniamo a salvare per sicurezza e poi ci tacchiamo là. Qual è la via più breve per... magari se passiamo da qui.
No, da qua. Da qua no, ragazzi. Quindi torniamo indietro. Dobbiamo tornare indietro. Oh! Sta qua sotto. Damose, approfittiamone. Quindi, stiamo andando giusti? Sì. Però, devo dire che spaccare le vetrate è una bella soddisfazione. Eravamo già entrati. Sì. Qui ragazzi eravamo già entrati. Qua forse no, eh. L'ho visto di nuovo, almeno credo, lui dice di no, ma non so più cosa pensare, sono stanco. Non le trovo, non importa, di nuovo quel suono raschiante. Cazzo. Dai, facciamolo fuori. Subito. Stava anche alzando, eh. Siamo dei vandali. Questo è il caffè? Sì. Ok. Serve una moneta, ragazzi, magari qua la troviamo. Bella. Chi c'è? Che? Ma non fare finta di niente. Ok ragazzi, abbiamo recuperato anche la moneta. Un quarto di dollaro? Qualcosa del genere? Comunque abbiamo assolutamente bisogno di una pila perché, come vedete, io, cioè, io non vedo nulla. Magari, a dire la verità, nella registrazione si vede meglio, eh. Però io qua non vedo niente, ammazza. E ok, quindi adesso torniamo. Se l'avessi saputo prima sarei venuto direttamente qui. Ma non mi sono accorto di questo posto. Potevamo accorciare i tempi, diciamo così, però vabbè. Ce la giochiamo con calma, ragazzi, non abbiamo fretta. Qui si può entrare? No. Apro molto spesso la mappa perché non ho ancora memorizzato la città, ragazzi. Cazzo! Ma sto figlio di troia!
No, ma stai scherzando. Cioè, ma veramente? Ma questo qui era compenetrato qua sotto la macchina e mi ha quasi spaccato il culo adesso. Entra subito, lascialo stare a questo qui. Gesù santo. Ma loro entrano? Non credo. Madonna, oh. Siamo praticamente morti. Vai. Vai. Day there. Just the two of us staring at the water. C'era una chiave. Dai, curiamoci perché no, cioè, questo passo non è neanche bastato, ragazzi. Quello lì ci ha menato forte. Vai, usa. Vediamo un po' cosa troviamo qua. Spostarlo questo per infilarci nella finestrella? Ma no, non ci arriviamo, ragazzi. Ah, ok, bisognava soltanto spingerlo verso il muro. Meno male. Meno male. È tornato dopo che te ne sia andato. Tranquillo, non ha provato a fare nulla. Sembrava solo triste. Ha farfugliato qualcosa sul voler uscire dalla città con qualcuno. Non potevo lasciarlo guidare in quelle condizioni. Così l'ho chiuso fuori. La sua auto dovrebbe essere sul retro. Domattina magari controlla se c'è ancora. È quella blu verdastro. La targa dovrebbe finire con 06. Ok. Macchina blu verdastro, ok. Stavo cagando sotto per uno scarafaggio, ragazzi, veramente. No, qua è chiuso.
quale cacchio è? Qua dietro? Ma ci sono ragazzi, eh? Blu verdastro. È questa. Finisce con 06. Ah no, aspettate. Che? Chiave degli appartamenti Woodus. Cazzo! Curati! Basta, basta, basta! A posto, a posto! Via! Schiva! Lo sta freccia! Aia! Spostati! Perché cazzo è chiusa la porta? Ma... ah, ok, sono spostati i cassonetti. Madonna, ma che sta succedendo qua? Ragazzi, io non ho salvato e quindi qua rischiamo di... fare una bruttissima fine, anche perché non ho capito dove devo andare. Sì, agli appartamenti, ok, ma... Io sto correndo, ragazzi. Cosa sono? Non dovrei passare, non so perché, non lo farò. Non puzzano, ma è come se puzzassero, non hanno alcun odore. Quanta gente c'è qui? Ok, 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 zitti, 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 ce l'abbiamo fatta. Permesso, c'è qualcuno? Non c'è nessuno? Raccolto mappa del primo piano degli appartamenti.
Posso magari sdraiarmi un attimo sul divano? No. No, qua ci vanno degli oggetti. Sì. Ah, ok, meno male. Vai. Ragazzi, salviamo. Ci fermiamo qui con questo secondo episodio di Silent Hill 2 Remake. Ok, giusto per sicurezza salviamo due volte. Molto, molto bello, molto intrigante. Ma dobbiamo stare più attenti, ragazzi, perché... Qui c'è il rischio che... Che facciamo una brutta fine, ma veramente brutta brutta, e siamo soltanto all'inizio. Ma abbiamo raggiunto gli appartamenti, dunque inizieremo ad esplorare gli appartamenti al prossimo episodio. Voi come sempre fatemi sapere la vostra, lasciate like, condividete, iscrivetevi al canale, sempre se vi fa piacere, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.